C'è un leggero aumento di imprese attive e di lavoratori impiegati nel settore orafo. Quello di Arezzo sembra essere un dato in leggera controtendenza rispetto agli altri distretti orafi italiani dove ancora prevale il segno meno. I problemi rimangono ancora tanti, così come la contrazione di alcuni volumi di export, in particolare verso alcuni storici mercati. Se ne è parlato presso la sede di Confindustria Toscana, in cui è stato presentato uno studio che si proietta in quelli che potrebbero essere i mercati dei nuovi ricchi dei prossimi anni. Intanto però le aziende orafe aretine faticano a trovare manodopera specializzata. Il comparto orafo in questo momento non sta bene, non è guarito, diciamo. Siamo ancora in una fase molto critica, ma chiaramente basta accendere i telegiornali per vedere che la fase è critica un po' in tutto il mondo. Ci sono delle situazioni, insomma, che non favoriscono l'esportazione dei nostri prodotti in questo momento. Però sono anche positiva perché, insomma, stiamo lavorando moltissimo per cercare di trovare dei nuovi sbocchi. Soprattutto il mercato degli Emirati, che è un mercato che, insomma, tradizionalmente ha visto Arezzo protagonista. Com'è la situazione? Il mercato degli Emirati, diciamo che è il mercato più importante per le nostre aziende del territorio. È un mercato tradizionale, è vero, che è in flessione in questo momento, però è un mercato ancora molto importante perché, diciamo, che Dubai è un hub per tutti i paesi limitrofi, quindi diciamo che è uno dei mercati principali più importanti. La situazione politica e non solo, quanto incide poi su, diciamo, gli affari? Soprattutto in questi mercati, diciamo che variano a seconda di com'è il clima generale dell'economia, quindi vanno con l'andamento del dollaro, vanno con l'andamento del petrolio e con i fatti, diciamo, di terrorismo, eccetera. Quindi diciamo che siamo sensibili a tutte le varie sollecitazioni da parte di tutto il mondo. Ci sono mercati emergenti invece che fanno ben sperare? A quali mercati si può rivolgere oggi un'azienda? I mercati emergenti sono tantissimi e adesso qui oggi stasera li spieghiamo in questo convegno. Ci sono dei mercati che stanno emergendo, ci sono dei nuovi ricchi che, come spiegheremo, sono in aumento, si conta di averne circa 212.000 in più per il 2000, milioni, scusate, in più per il 2021, quindi i mercati da tenere sott'occhio sono molti. Noi come sezione Orafa stiamo lavorando affinché le nostre aziende possano proporre i loro prodotti nei mercati emergenti per aiutare soprattutto le piccole aziende, le medie aziende che non ce la fanno da sole a proporsi in questi nuovi mercati. Ecco, riflessi di tutta questa situazione sull'occupazione, il numero degli addetti è cresciuto, è aumentato? L'occupazione, diciamo che in questo momento ha un po' di difficoltà, non è cresciuta perché più che altro, diciamo, che le aziende hanno bisogno di qualità, e questo è un altro argomento molto sensibile piuttosto che di quantità di addetti. La qualità è importante e come anche sezione Orafa ci occupiamo di formazione, di scuola, per cercare di formare delle figure professionali in grado oggigiorno di stare in un'azienda, insomma, all'avanguardia. Le aziende fanno fatica a trovare magari il personale, diciamo, che occorre. Esatto, il personale specializzato è più difficile da reperire di un operaio semplice, però ecco, stiamo lavorando molto bene in questo senso, stiamo lavorando con le scuole, con gli istituti professionali per formare queste persone, queste figure. In generale il numero di imprese invece nel settore, ho visto che c'è stato un leggero aumento negli ultimi anni rispetto ad altri distretti dove invece il dato è sempre in negativo. Sì, Arezzo comunque piano piano un pochino cresce nonostante tutto, e siamo comunque il primo distretto europeo, orafo europeo, quindi siamo orgogliosi di questo, del nostro territorio e di quello che trasmettiamo, chiaramente. Consapevoli che viviamo momenti di grande incertezza e per la prima volta dopo 15 anni purtroppo il commercio mondiale è in frenata, di conseguenza c'è un impatto anche negativo per il nostro settore. Però il nostro settore, io nonostante questo vedo il bicchiere mezzo pieno, perché il nostro settore ha grande potenzialità di crescita, perché nel mondo ci sono nuovi ricchi che hanno bisogno dei nostri prodotti, prodotti che non è più sufficienti che siano belli, ben fatti, ma devono trasmettere emozioni. D'altro canto, noi dobbiamo anche investire in innovazione. Dobbiamo ricordare che in passato ci sono state delle grandi innovazioni, pensiamo solo all'elettricità, che hanno rappresentato uno spartiacque tra il passato e il futuro. E l'innovazione digitale
cambierà in modo profondo il nostro futuro. Già adesso guardiamo i nostri stili di vita, i consumi, i nostri comportamenti, per cui noi dobbiamo essere così bravi a anticipare questi cambiamenti e poter soddisfare la richiesta che viene dall'estero, che ce n'è tanto. Quindi la vera sfida è quella, consapevoli, mi correggo, che abbiamo dei vari problemi, delle varie sfide, ma anche delle grandi opportunità, che è quella di raggiungere i mercati esteri. L'occupazione oggi, che bilancio si può fare? Nel senso, c'è una ripresa oppure no? Diciamo che non possiamo nascondere che quest'anno è un anno un pochino difficile, proprio perché, come dicevo, il commercio mondiale è in frenata e di conseguenza siamo un po' in stallo. Però nonostante questo noi reagiamo, non subiamo, con varie azioni e quindi cerchiamo di diversificare e siamo pronti con azioni per conquistare il mondo. Di solito vi rivolgete magari a personale che diciamo ha perso il lavoro perché lavorava in altre aziende, o personale invece formato, nuovo? A chi si rivolge di solito un'azienda? No, l'azienda Orafa ha bisogno di personale qualificato e proprio per questo Federorafi investe sulle scuole, perché c'è un bisogno, un ritorno tra la scuola e il mondo del lavoro, e c'è bisogno anche del rilancio delle scuole professionali, perché abbiamo bisogno di formare ragazzi dove tramandare a loro la nostra manualità che ci fa grandi nel mondo e nel contempo anche la tecnologia. Quindi occorre personale molto qualificato ed è un invito ai giovani di ritornare alle scuole professionali se vogliono trovare velocemente un lavoro. Perché altrimenti anche per le aziende è difficile trovare personale. Sì, è vero, è difficile, perché oggi comunque c'è un grande problema di giovani che cercano lavoro, ma c'è anche un problema di figure professionali che mancano. Che cosa ci dice questa proiezione nei nuovi mercati per quanto riguarda le esportazioni fino al 2021? Che c'è un potenziale di crescita fino a 15 miliardi di euro per quanto riguarda i prodotti del bello ben fatto italiano. Sono prodotti particolarmente curati per i materiali, la lavorazione, il design, e vanno in quella fascia medio-alta di mercato che interessa questi nuovi ricchi, cioè persone che arrivano a raggiungere livelli di benessere, valutiamo 35 mila dollari di reddito pro capite annuo, che consentono di accedere appunto a questi prodotti che sono tipici del Made in Italy. Gli italiani sono famosi nel mondo per questa tipologia di prodotti. È una crescita significativa, anche se più lenta di quello che abbiamo previsto gli anni passati. D'altra parte non è un mistero che i nuovi mercati, ossia i mercati emergenti, stanno attraversando una fase di rallentamento fisiologico nel caso della Cina, più burrascoso e diciamo addirittura di recessione per quanto riguarda per esempio la Russia e il Brasile, invece promettente ancora per l'India. Quindi sono grosse opportunità per i prodotti italiani, in particolare poi per l'oreficeria si prevede un aumento fino a 2,7 miliardi di esportazioni dall'Italia in questi mercati, con un incremento di circa 900 milioni. La situazione oggi, ad esempio, in un mercato invece più tradizionale come quello degli Emirati, e quanto la situazione anche interna può incidere ovviamente a livello di affari, di economia? Gli Emirati Arabi sono il primo mercato di sbocco per il Made in Italy dell'oreficeria. Teniamo presente che però rappresentano una sorta di porta d'ingresso ad altri mercati, di fatto sono la porta d'ingresso dell'India in particolare, quindi quello che vediamo come esportato verso gli Emirati in realtà è un transito verso altri mercati, quindi non bisogna tanto guardare la situazione degli Emirati in sé o la situazione del mercato petrolifero o del reddito pro capite loro, quanto l'evoluzione successiva dei mercati destinazione finale. Il secondo mercato complessivamente è la Cina, perché bisogna sommare, oltre alle esportazioni dirette in Cina, che sono circa 200 milioni di euro l'anno, i 700 milioni che finiscono a Hong Kong, che è di nuovo una porta d'ingresso al mercato della Cina, della grande Cina fondamentalmente. E terzo mercato la Russia, che abbiamo appena detto attraverso un momento di difficoltà, ma ci sono altri mercati interessanti che sono più vicini a noi, come la Turchia, la Polonia. Il distretto di Arezzo in tutto questo scenario come si deve collocare? Puntando sul brand, sull'immagine, caratterizzandosi appunto come parte di questo brand Italia che ci viene ammirato, imitato,
copiato attraverso quello che si chiama Italian Sounding, cioè con nomi di prodotti che ricordano famosi prodotti italiani ma che non sono l'originale, e quindi puntando sulla originalità del prodotto e sulla capacità di associare il prodotto stesso alla bellezza che è racchiusa nel nostro paese.